messo 50 anni a diventare comunista e 20 anni, 8 mesi e un giorno di prigione e 11 anni di carcere di massima sicurezza e 5 anni di celle punitive e la posta censurata e i vetri divisori e i colloqui per 3 anni non ho potuto accarezzarti, Severina. E le cariche dei carabinieri nei cortili delle prigioni, e il sangue nelle celle, e il sangue dal naso, e il sangue dalla bocca, e i denti rotti, e la fame alla Sinara, e il silenzio obbligatorio al bunker della centrale a Cala d'Oliva, e i racconti dei torturati, e i colpi contro le porte per non farti dormire, e i colloqui respinti senza motivo, e la posta sottratta, e il linciaggio del vicino di cella, e il vivere col cuore in gola, e la pressione che sale, e il cuore si sente ingrossare del compagno che se ne va con la testa e le divisioni a 5 unità nei cortili e le rotture politiche comunista. La ritirata strategica e gli scioperi della fame condannati e i sanisi spariti e i soggettivisti sconfitti e gli odi tra i compagni e le demolizioni personali la disgregazione umana. Massimiliano Chiaventi, Patrizia Vicinelli,
cavallo, Santa Notar Nicola e altri di cui non so i nomi. Cara università, per favore, non ucciderli più. Non fate di questi poeti argomento di piccole, fottute e noiose tesi di laurea. Non permettete agli studenti di studiare questa roba. Santa Notar Nicola non si studia. Come non si studia la signora che una domenica mattina in una strada di una città del nord mi dice: Angelo Bianco, aiutami a morire. Vi lascio il dubbio. L'ho aiutata o non l'ho aiutata? Fatelo voi. E gli scioperi della fame, condannati, e i sorrisi spariti, e i soggettivisti sconfitti, e gli odi tra i compagni e le demolizioni personali, e le disgregazioni umane, le perquisizioni anali. E l'assalto coi cani nelle celle. Non uccidete la poesia dei viventi, e quindi dei morenti. E dei feriti a morte. La disgregazione umana. Nelle celle.